10 anni dopo, l'attore Paolo Briguglia è tornato in piazza Gramsci a Scanzano Jonico, davanti al Palazzaccio, la location scelta dal regista Rocco Papaleo per concludere il suo primo film Basilicata Coast to Coast, viaggio esistenziale tra i paesaggi lucani. Assieme a lui Rocco Calandriello e i soci dell'associazione Alle Lamme, organizzatrice del Lucania Film Festival, realtà consolidata nel panorama cinematografico lucano. Una visita che rientra nel progetto Basilicata Cineturismo Experience, una 3 giorni di cinetour, incontri e proiezioni tra il Metapontino e il Basso Sinni per promuovere il cineturismo e il viaggio in Basilicata. Basilicata Cineturismo Experience è un progetto del GAL Start 2020 che tiene insieme cinema, cultura, turismo e autenticità e pone al centro l'esperienza cinematografica per la valorizzazione e promozione del territorio. Nella sua visita Paolo Briguglia ha raccontato emozioni e ricordi del suo ritorno a Scanzano Jonico. Forte, forte. Addirittura non sapevo di questo passaggio, quindi quando ho visto che con la macchina siamo entrati nella piazza e l'ho riconosciuto, mi è battuto il cuore. È passato tanto tempo, però poi invece ritornando le emozioni di quei giorni di riprese e anche il divertimento, perché è stato un film che ci ha fatto veramente divertire tanto mentre lo facevamo, sono tornate. C'è sempre un grande alone di sorriso attorno a Basilicata Coast to Coast. È stato intanto un viaggio di scoperta per me come attore, come persona. Non conoscevo la Basilicata, è stata una scoperta felicissima. Questa bellissima terra un po' circondata da terre che attraversiamo in Calabria, io per andare in Sicilia vai verso la Puglia, però non ci finisci dentro, quindi è stato bellissimo invece poterla esplorare. E poi è stato un viaggio creativo molto bello, perché come si può vedere dal film, quando lo si guarda, si è creata tra tutti noi interpreti una collaborazione molto vera, cioè dei legami anche affettivi, di amicizia molto veri, degli scambi durante le scene e durante le prove. Ed è sempre molto bello quando questo succede sul lavoro, poter, diciamo, creare con questa dimensione solidale molto partecipata di tutti, e quindi è stata una piacevolissima esperienza. E dopo l'accoglienza bellissima che il film ha avuto, in qualche modo restituiva tutta la partecipazione e la generosità che noi avevamo messo nel girarla. Fare delle commedie così è una grande fortuna, e molte volte uno associa ai film di impegno civile, diciamo, un trasporto importante, è un senso di responsabilità da parte degli attori, però anche fare delle belle commedie capaci di fare ridere e far riflettere è anche una cosa molto, molto importante. Sono felicissimo di aver partecipato a questo film. Aneddoti miei personali, diciamo, non particolarmente, se non grandi, grandi, grandi gite e grande curiosità per scoprire non solo questi paesi, ma anche la cucina locale, per esempio, le vostre cose meravigliose, i gnummaridi, i peperoni cruschi, dei formaggi esaltanti, il vino buonissimo. Però mi ricordo che proprio prendevo la macchina e quando era possibile giravo per i paesi, e invece era veramente particolare constatare l'emigrazione giovanile dai paesi. Tu capitavi in paesi in cui era stato addirittura chiuso il bar per quante poche persone erano rimaste a viversi, dove l'unico punto di aggregazione magari era l'ufficio postale in quegli orari in cui lo potevi trovare aperto, paesi magari lontano dal mare, qui dalle rotte turistiche, più sui cucuzzoli delle montagne, paesi bellissimi ma abbandonati, e questo lasciava dentro un senso di grande anche tristezza per questi paesaggi e queste terre bellissime, dalle quali però la gente è costretta ad andare via per trovare lavoro. Quando posso ci ripasso, perché comunque magari è di passaggio se vai verso giù, ma chissà, sì, se ci fosse un film tornerei volentieri.